Grazie di per la sedia. Sai, poi ce la fanno andare a foto del gruppo prima che andiamo via. Tanto 5 minuti, te che pensi? No, andate. Ma qua ne prendi di più però, secondo me. Ciao, pronti. Posso iniziare, vai? Pronto? Sono secondo, non posso sedere. Vai, vai. Mettete qua, mettete a sedere. Vai, vai. Mettete tutti gli assessori, la poltrona. Mettete vicino a me, va. Ok, grazie. Allora, come abbiamo già annunciato ieri in Consiglio Comunale, abbiamo crisi di nuovo, come massacrate si vedeva una forte pseudocrisi, ma non è perché non volevo dare peso, pseudocrisi, non è perché non volevo dare peso a quello che stava succedendo, volevo abbassare i toni della situazione, ma l'ho detto già ieri in Consiglio Comunale, non è mai mancata da tutti i consiglieri comunali, e verbalmente, e quelle azioni, e su una serie di lettere sia personali che protocollate al protocollo del comune, non è mai mancata da parte di tutti i consiglieri della maggioranza l'appoggio a questo sindaco, l'appoggio a questo progetto, l'appoggio a questa amministrazione. Questo deve essere chiaro. L'ho chiamata pseudocrisi perché come abbiamo sempre detto, e poi quello che si è rilevato poi alla fine, è mancato all'inizio di questa legislatura, dovuta a una serie di coincidenze, la costituzione della DDL, perciò l'ingresso dentro un solo soggetto politico di due entità, una con una forte storia politica, l'altra con, anche se recente, ma con un forte consenso popolare, si sono uniti in un unico partito. Questo è successo a marzo, a maggio ci sono state le elezioni e il confronto, anche serrato, anche con toni forti, anche con una forte rilevanza mediatica, e voi ne siete stati anche gli attori di questo, però è stato un confronto, devo dire la verità, anche se può sembrare diverso, non sulle persone ma sui contenuti, sulla giusta rappresentanza delle idee, sulla giusta rappresentanza dei gruppi partecipanti a questo progetto. Un'altra cosa, ho letto alcune cose oggi sui giornali, tengo molto a precisare, e questo credo che sia la condizione di tutti, che non c'è stato nessun ridimensionamento di nessuno, non ci sono stati né vinti e né vincitori. L'unico vincitore di questa crisi è questa coalizione, è questa maggioranza, la PDL che ha saputo al suo interno, ripeto, anche con toni forti, trovare la sintesi affinché questa amministrazione riesca finalmente a dare attuazione al programma di governo che ognuno di noi ha condiviso. Vorrei fare un ringraziamento particolare alle liste della coalizione, perché ripeto, il problema era tutto interno alla PDL, e vorrei ringraziare la lista Merola, l'MPA, il nuovo PSI e la Fiamma Tricolore per il modo in cui hanno partecipato a questa crisi, perché sicuramente se anche loro avessero alzato la situazione sarebbe stato, non nascondo, sicuramente più difficile. Ringrazio tutti quanti i consiglieri della PDL, ringrazio anche il coordinamento provinciale nella figura di Claudio Pazzone, che ne è
il responsabile primo e Fabio Bianchi, per come hanno comunque cercato, anche se potevano farlo, anche perché io stesso li ho investiti di questa situazione, hanno comunque sempre lasciato l'indicazione, comunque sempre dato l'indicazione di risolvere il problema al nostro interno, al sistema, e di trovare comunque il confronto tra di noi senza prevaricazioni da parte del coordinamento provinciale. Certamente è stato importante per la mediazione, questo non lo nascondo. C'è stata la mediazione? Sicuramente sì, perché oggi siamo qua, sicuramente c'è stata. Sicuramente il coordinamento provinciale della BDR ha avuto un ruolo importante affinché è stato come quando un figlio ha un problema si rivolge ai genitori. Noi ci siamo rivolti, la BDR si è rivolta al comitato, al coordinamento provinciale affinché facesse in modo che la BDR locale trovasse la sintesi al suo interno. E questo è successo. E sono convinto e sono sereno, quello che ho sempre detto della mia serenità, appunto proprio per questo la chiamavo pseudo crisi, perché l'individuazione del problema era chiaro, non era sugli intendimenti di andare avanti di questa amministrazione. La sintesi è stata trovata, tutti i gruppi sono rappresentati all'interno dell'amministrazione, e questo fa ben sperare. Altra cosa che mi fa stare sereno è che c'è una grandissima voglia di fare subito, di accantonare, come ho scritto io ieri durante il consiglio comunale, ho mandato un sms a tutti i consiglieri della maggioranza, a tutti gli assessori, compresi i neo indicati, ai capigruppo e ai responsabili dei partiti, ringraziandoli anche soprattutto per essere riusciti a trovare una sintesi, anche a quelle persone che sembra sulla carta che ci sia stato, anzi ringrazio tutti, perché sicuramente tutti hanno fatto un passo indietro affinché si poteva trovare una sintesi. Io ieri ho mandato proprio un sms a tutti, proprio per dire, nell'SMS ho scritto, guarda, ve lo leggo, così vi giuro, è stato, questa è una caratteristica mia poi personale, è stato un sms mandato con il cuore, sinceramente, non è una cosa. Ho scritto: mi auguro che il tempo del confronto serrato sia terminato e che adesso tutti insieme lavoriamo affinché la nostra cisterna sia sempre migliore, con la soddisfazione di tutti, ma soprattutto di chi ci ha permesso di... Aspetta, mi auguro che il tempo del confronto sia... Del tempo del confronto serrato, perché è stato serrato, è stato forte. Quando lo prendo, certo. Sia terminato e che adesso tutti insieme lavoriamo affinché la nostra cisterna sia sempre migliore, con la soddisfazione. Lavoriamo. Vabbè, ora lo faccio mandare a Nasi, dai. Con la soddisfazione di tutti. Era una cisterna. Sia sempre in modo romanzo. No, dai, facciamo qua. Sia sempre migliore, con la soddisfazione di tutti, ma soprattutto di chi ci ha permesso di avere l'onore di stare qui. Bravo. Tutte le persone che ci hanno votato. Grazie. Antonello Merola, questo è stato, secondo me, il momento di chiusura della crisi, perché lo sapete benissimo che pure ieri mattina c'è stato ancora qualche confronto forte, però con questo sms per me il momento del confronto è finito, c'è finalmente unione tra tutte le forze politiche di questa maggioranza.